Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo per la partita Borgo Grecanico Polisportiva Melitese. Siamo nel campionato regionale Calabria Under 19. Dirige il signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria, e sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Risultato del primo tempo 0-0. Le formazioni annunciate: Borgo, Tringali, Violi, Laganà, Mangiola, Zerbi, Romeo, Ciglione, Iamonte, Neri, Obinna e Idrisu Adam. Melitese, Mantis, Clapari, Meduri, Marrari, Borruto, Azzizza, Abedessa, Beur, Gurna, Ribarrega, Said Mohamed, Surfaro e Licordari. A disposizione del mister Enzo Napoli, Pangallo, Surace, Perducci e Ruiz, Bagania, Mukesh, mentre per la Melitese Politano, Asni, Benedetto, Tuscano, Padalà, Manganaro e Sergi. 30 secondi nella ripresa, 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Siamo, ricordiamolo, nel campionato Under 19 Calabria. Però non si vede, ti dico. Nel secondo tempo i canarini del Borgo Grecanico, alla destra dei nostri teleschermi, maglia scacchi alla sinistra, pantaloncini e calzettone bianchi. Se sento la Purillo c'è una tumata. C'è un calcio piazzato a favore del Borgo, scodellato da Neri, palla che si impenna, Idrisu, adesso Binna, Neri. Attacca la formazione meritese per linee orizzontali, cerca di andarsene Meduri, ingaggia un duello col suo diretto avversario, non conquista come pretenderebbe la rimessa laterale, anzi l'arbitro la assegna alla formazione del Borgo. Intanto c'è un giocatore a terra, si tratta del numero 8 della polisportiva Barreca, accenna a rialzarsi ora Barreca, deve però abbandonare il terreno di gioco e anche la fascia. C'è un nuovo ingresso con il numero 18, se i numeri sono giusti dovrebbe trattarsi di Sergi. Bel numero, si libera di 2-3 avversari, ma il suo lancio non è perfetto, preciso, nemmeno quello degli avversari. Momento di confusione a centrocampo, le squadre sono alla ricerca di un assetto tattico in grado di scardinare la difesa. Scaraventa in fallo laterale il difensore esterno. Iamonte cerca di addomesticare questo pallone, non abbocca l'avversario. Attenzione, ci mette una pezza.
C'è un lancio in avanti, partita molto valida sul piano agonistico, un po' meno su quello tecnico, è spettacolare. Abbiamo già avuto modo di dirvi come non vi sia un calcio champagne, un calcio effervescente, frizzante, ma possiamo invece confermare che si tratta di una partita estremamente dinamica, tant'è vero che la parte del Leone la fa appunto l'agonismo. I cartellini sono solo 4, però tuttavia 2 per parte, Iamonte e Mangiola per il Borgo, Marrari e Said Mohamed, se non abbiamo visto male, per la Polisportiva Melitese. 5 minuti e 30 secondi nel secondo tempo, sempre 0-0 tra Borgo Grecanico e Melitese, squadre del campionato di prima e seconda categoria Calabria. L'arbitro non ha sbagliato niente fino a questo momento. Sfiora solamente Obinna questo cross. Nulla di fatto. Borgo che ci prova in tutti i modi possibili e immaginabili, ma Polisportiva Melitese che si difende bene e risponde colpo su colpo. Obinna cerca di andarsene, perde palla, ancora il Borgo in avanti, ma la palla ha superato la linea laterale, il solito Meduri si incarica di rimettere. Cercava di andarsene Surfaro, si smarca e riceve palla. Il nuovo entrato fa buona guardia, Neri spazza in avanti verso Idrisu, in qualche modo sbroglia la matassa. Poi c'è un lancio in avanti verso Said, su cui gioca Mangiola, che senza tanti complimenti spedisce il pallone in fallo laterale all'altezza della tre quarti. Intanto l'arbitro ferma il gioco per consentire un nuovo ingresso in campo nelle file della Melitese. Sta per entrare Benedetto. Questo è il momento del pit stop, nono minuto del secondo tempo, entrano in funzione le Bridgestone, Firestone, Dunlop, Continental Clubber. Il gioco è fermo, calcio piazzato per la formazione canarina. Pardon, per la formazione melitese. Grappolo di uomini in area, solito schema, arrivano i saltatori. ...21 giocatori nella metà campo del Borgo, scodella questo pallone, viene travolto un giocatore della Melitese, invocano la concessione del calcio di rigore, non è dello stesso parere l'arbitro.
andava a vedere l'albero, ultimo non ha cambiato niente. Però è vero. Tipo acceso anche al femminile sugli spalti del Saverio Spinella. Ci sono le mamme, le fidanzatine, simpatizzanti, eccetera. Una nota di colore che la dice tutta. Sul tifo acceso dei Peones Campesinos e Aficionados, da una parte, Hooligans, Skinhead e Teenager dall'altra, Obinna, palla per Romeo, duello tra muti e sordi. Obinna, palla che arriva dalle parti di Tringali, a Branca in presa aerea, osserva il piazzamento dei compagni di collo piede e spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. La insegue Romeo, gliela contende Obinna al suo diretto avversario e conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti campo. Ancora Romeo, va fuori un avversario, cross sotto porta, un tiro apparentemente innocuo, poi c'è stata anche la girata di Neri. Grossa occasione per il Borgo Greganico, che è andato vicino alla marcatura con due successive azioni, la prima sventata dal portiere con un po' di fortuna che non guasta mai, e poi la girata di Neri che ha superato il portiere ma anche la trasversale. Nulla di fatto, tutto questo dopo 12 minuti nel secondo tempo. Sta per entrare in campo ora Tuscano. Prosegue la girandola di sostituzioni. Neri, cross sotto porta. Entra in maniera rude e irregolare intanto svanisce l'opportunità per la Meletese di rendersi pericolosa. Quando sono passate 13 minuti e 33 secondi nel secondo tempo è sempre 0-0. Partita abbastanza, anzi intensa sotto il profilo agonistico, un po' meno su quello spettacolare e tecnico o tattico. Più che altro palla avanti e pedalare. Si stringono la mano gli avversari, segno che il bon ton è il fair play.
e non diciamo Galateo, regnano sovrani. Come giusto che sia, a termine anche di regolamento e di statuto, la sportività e la cavalleria deve regnare sovrana. Parte un lungo cross, un colpo di testa da parte di un difensore, palla che si avvia verso il pallo laterale, sarà la formazione canarina che ora sta stringendo. Attenzione, deve uscire sui piedi di Idrisu. Gabriele Manti col suo sinistro a spiovere in avanti alla meglio Mangiola, ma viene spinto lateralmente e l'arbitro lo gratifica con una punizione che verrà battuta. Era la Ganà, questo è Mangiola, capitano della formazione locale, si fa per dire, tutte e due sono locali. Si tratta di una stracittadina, un derbissimo. Lancia in avanti, fa buona guardia a Mangiola, appoggia di piatto in fallo laterale. 16 minuti e 25 secondi, 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Borgo Grecanico e Polisportiva Melitese, squadre del campionato di prima e seconda categoria. Idrisu, ancora Idrisu, va al tiro, telefonato. Non ci sono problemi per Manti. Perde palla Neri, ma l'arbitro ferma il gioco e assegna una punizione a favore della Polisportiva Melitese. È rimasto infortunato nel corso della precedente azione un giocatore della Polisportiva Melitese, si dimena e l'arbitro convoca il massaggiatore che si materializza nei pressi del cerchio del centrocampo con la sua magica bomboletta spray in grado di combinare miracoli. C'è da giurare che tra qualche istante il giocatore rimasto infortunato si alzerà e riprenderà. Intanto viene ammonito per proteste un giocatore del Borgo Grecanico, si tratta di Neri, anche lui finito nella blacklist. Punizione per la Polisportiva Melitese quando ci avviamo verso il 20° minuto nel corso della prima frazione della seconda frazione di gioco, sempre 0-0. Grappoli in aria, 21 giocatori, parte il cross, palla scodellata al centro aria, la insegue senza successo Binna. Melitesi in avanti alla ricerca del gol, palla verso Binna, la perde in un primo momento, si trattava di Idrisu. Idrisu invoca la concessione della rimessa laterale, l'arbitro opta di assegnarla invece alla Melitese. Viene ostacolato la Ganà in maniera irregolare,
e l'arbitro lo gratifica con un calcio piazzato che verrà battuto dal solito Mangiola, capitano della formazione borghigiana. Con il suo piattone sinistro cercherà di mettere in movimento i propri attaccanti, soprattutto Idrisu e Obinna, ma in zona c'è anche Romeo, un ragazzino che si sta mettendo in luce sia nella formazione di prima categoria, che è andato al tiro però non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta Iamonte. 20-11, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Sguccia il pallone. Dai, attenzione, si avventa come un falco sulla preda Obinna. Il suo lancio non è preciso. Attenzione, una sventola da 25 metri. Sorvegliata però da Gabriele Manti, che ora deve allacciarsi la cintura di sicurezza. Ci pensa un collega di linea. Intanto sta per entrare nelle file del Borgo Grecanico. Attenzione, ancora Obinna, finta e doppia finta, cross sotto porta, opportunamente il pitbull Meduri spazza. Attenzione, sfiora solamente Obinna. Se la cava per il rotto della cuffia Manti in questa circostanza, ma ci sembra di poter dire che il Borgo Grecanico stia schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di prevenire il vantaggio. Intanto viene mandato in campo un altro giocatore nelle file della Meletese. Dovrebbe trattarsi di Asni, attenzione, vediamo ora quale sarà. Cerca di andarsene Obinna, ostacolato da 2-3 avversari, allarga sul settore di destra, parte un lungo cross, smorzato, un colpo di testa da parte di un difensore, in tandem riescono a sventare la minaccia ma non a evitare il fallo laterale già battuto. Mangiola, cross sotto porta, ancora Neri verso Idrisu, tunnel, non si intendono i due. Laganà intendeva servire Idrisu Adam, un colpo di testa da parte di Neri. Sta per entrare in campo se non andiamo errati Pangallo. Vai, vai! Viene spinto lateralmente Toscano,
e c'è un altro cartellino giallo. Calcio piazzato per la Meretese, di otta occasione per i padroni di casa, si fa per dire, tutte e due sono padroni di casa. Prima abbiamo detto i padroni di casa del Borgo, ora diciamo i padroni di casa della Meretese, Polisportiva Meretese. 21 giocatori nella metà campo avversaria, occasionissima per la Polisportiva Meretese che tenta di sbloccare il risultato. Grappolo di uomini in aria, arrivano le torri, parte il cross. Tiro al volo che finisce abbondantemente ai lati della porta difesa da Tringali. È lo stesso guardiano del faro che l'interno destro cerca di mettere in movimento i propri compagni, un colpo di testa di Amonte all'altezza del centrocampo. Attacca ora la Meretese, Meduri. C'è un lancio verso Idrisu, filtra il pallone ma ci mette una pezza la difesa meretese, maglia a scacchi, bianchi e rossi. Insegue senza successo Iamonte, a buon gioco Meduri, non riesce a tenere la palla dentro il rettangolo. Sta per entrare con il numero 44 Pangallo. Rimane dolorante a terra un giocatore borghigiano, si è sentito distintamente un urlo. Di quelli che si sentono quando va in scena il wrestling con i suoi campioni John Cena, Big Show, Undertaker, Battista e Rey Mysterio. Tutto a posto, si rialza il giocatore, miracoli della giovinezza, sono tutti ventenni, diciannovenni. Ancora Pangallo non ha potuto fare il suo ingresso, sarà Laganà ad abbandonare il terreno di gioco. Ecco Pangallo, annota l'arbitro, si può riprendere, arbitro che sta dirigendo bene, abbiamo detto nel corso del precedente flash, non ha sbagliato nulla fino a questo momento. Tentativo di autorrete fallito. Pangallo tocca il suo primo pallone e riesce a spiazzare il suo compagno, anzi passa la palla. Tutta faccia libera.
rimessa che verrà battuta da Neri all'altezza della linea centrale del campo con il suo piattone sinistro. Cercherà di mettere attenzione, la palla finisce a bordo campo, ma l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Melitese, quindi il gioco riprenderà con un calcio d'angolo a favore del Borgo Grecanico. Siamo alla mezz'ora, il risultato non accenna a sbloccarsi, sempre 0-0. Grappoli di uomini in aria, parte un cross, sta per partire un cross, eccolo, il colpo di testa è giusto ma la precisione un po' meno, svanisce l'opportunità per il Borgo Grecanico, chiara, netta occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo per portarsi in vantaggio, non inquadra lo specchio della porta. Va bene così, dice Manti. Intanto il gioco è fermo a centrocampo, c'è un giocatore borghigiano a terra. Accorre il massaggiatore, convocato dal direttore di gara, con la sua magica bomboletta spray, e anche in questo caso farà miracoli. Infatti il giocatore si rialza e il gioco potrà riprendere dopo che una sosta ai bordi del campo a termine del regolamento potrà rientrare se e quando, dopo l'assenso o il consenso del direttore di gara. Intanto sta per entrare in campo Bagania Mukesh, non ce la fa, Zerbi, ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Dopo 32 minuti mancano circa un quarto d'ora, compreso il recupero, alla fine del match, ma non si vede come possa sbloccarsi la partita a meno di un tiro della domenica, anzi del martedì. Palla in palo laterale, Mukesh, ancora Mukesh, cambio, cercavano di guadagnare furbescamente tempo e terreno, ma incorrendo però in una infrazione. Ancora Mukesh, tocca due volte, due rimesse laterali, ed è ancora un cambio, la pazienza non è l'elemento dominante dei giovani. Attacca contropiede, Melitese in avanti, entra in area, palla sul sinistro, tenta il dribbling, palla sbirgolata, oh,
Attenzione, deve uscire Manti, palla che si impennea. E poi di testa smorza in palo laterale Mukesh. Questo è il momento dei crampi. E dei fisioterapisti. ...35 minuti nella ripresa 0-0... le squadre hanno tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di superarsi e fino a questo momento non ci sono riusciti, ma le azioni da gol non sono state moltissime, anzi non sono riuscite nel primo tempo e nemmeno nel secondo a superarsi le formazioni della città di Melito Porto Salvo. Il gioco è fermo, non accenna a rialzarsi il giocatore afflitto da crampi. Non sappiamo se si tratti di un guaio muscolare che potrebbe essere una contrattura. Uno sfilacciamento, uno strappo. O uno stiramento. Il giocatore abbandona il terreno di gioco fra gli applausi. Siamo al 37esimo del secondo tempo e il risultato è sempre 0-0. Entra in campo mister Enzo Napoli per impartire le ultime disposizioni tattiche in vista del rush finale che si preannuncia thrilling e mozzafiato. Entrambe le squadre vogliono vincere per la classifica, per il morale, per i propri sostenitori che li hanno incoraggiati, sostenuti e sorretti. Rimessa laterale, anzi calcio piazzato, si spinge in avanti con tutti gli organici difensori, centrocampisti e attaccanti della formazione canarina alla ricerca del gol del KO. Si difende con ordine e risponde colpo su colpo con contropiedi. Più nella quantità che nella qualità. È Romeo che si accinge a battere questa punizione sulla tre quarti. 38 e 36 nella ripresa, 0-0. Rovesciamento di fronte. Fischio arbitrale, scodella al centro aria. E l'arbitro ha visto un fallo laterale, anzi un fallo, una punizione concessa alla Melitese per questo fallo commesso in aria ai danni di Meduri che è terminato a terra. Il lancio di Manti,
Neri Spazza, Mukesh, tutto regolare per l'arbitro, Mukesh, 39-50, e questa partita sarà difficile sbloccarla così. Mukesh si gioca a ping pong, attenzione, scatta il Drisu, conquista una punizione il Drisu. Il solito Romeo, tanto c'è un giocatore a terra nell'area di rigore, un giocatore della Meletese. 41 minuti nella ripresa. C'è il VAR. Si accende una mischia furibonda davanti alla porta di Manti, con una serie di spinte e controspinte. Si è giocato poco nel secondo tempo. Tutti i trucchi del mestiere vengono messi in campo per far scorrere questa manciata di minuti. 41esimo del secondo tempo, col nulla di fatto e quindi con lo 0-0 che muoverà la classifica per entrambe le squadre. Purtroppo sono trucchi vecchi come il mondo, ma ora vedete che gli allenatori del Borgo richiamano i loro giocatori. Che rientrano nei ranghi. Romeo contro Manti. Quelli non sono 9,15, saranno al massimo 7 metri. Il lancio di Romeo, uno dei più interessanti, classe 2003. Idrisu, rimessa laterale sempre per palla che viene allontanata, vedete, si perde tempo, ma oramai mancano 2 minuti alla fine del match. Attenzione, deve uscire il portiere, sorveglia e vigila. Manti, ultimo minuto. Probabilmente
la partita finirà senza gol. E viene allontanata ancora la palla astutamente. Non sappiamo quanto recupererà l'arbitro perché ci sono state numerose interruzioni a parte le sostituzioni. Mukeshi, Idrisu, converge al centro Idrisu, attenzione, porta sguarnita e salva proprio sulla linea, quasi sulla linea. Col destro che non è il suo piede, lui è un mancino naturale, Meduri, salva il risultato. Ma c'è un calcio d'angolo ancora per il Borgo, palla che spiove. Rimessa laterale già battuta. Stavolta la rimessa è a favore della Meretese. Comunque non c'è. Nessun interesse ad accelerare la ripresa del gioco. Evidentemente le squadre sono paghe del risultato di parità, sia pure 0-0. Il gioco è fermo, calcio piazzato per il Borgo. Allontana sotto gli occhi dell'arbitro e lo ammonisce. Dice anche lui, però c'è il numero 00, non possiamo sapere di chi si tratta. Potrebbe trattarsi di Politano, ma quinto ammonito. Mangiola, scodella al centro aria, l'incornata da parte di non sappiamo quanti minuti l'arbitro abbia indicato alla fine del match, minuti di recupero. ...47-49 nel secondo tempo. Allontana ancora il pallone un altro giocatore meritese. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità dopo 48 minuti e 20 secondi. Polisportiva Meritese, Borgo Grecanico 0-0. Ha diretto il signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria, ha diretto bene a nostro avviso. C'è stato tanto agonismo, ma nessuna cattiveria. Quindi un pareggio che accontenta tutte e due le squadre che muovono la classifica e salgono a quota 4 avendo vinto una partita a testa e più il pareggio di oggi. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.